Bentrovati, bentrovati telespettatori nella diretta che precede il nostro telegiornale di pranzo. Tanti temi che arricchiranno il momento in cui vi racconteremo le notizie raccolte nell'arco della mattinata, dal super sconto benzina prorogato fino a luglio, ma si va addirittura anche fino a fine anno, dalle dimissioni di Caltagirone, dal CDA di Generali. Parleremo di Triestina, parleremo anche di un sequestro di tabacchi in porto. Sentiremo le parole del sindaco Rodolfo Ziberni in vista delle elezioni. Parleremo della promozione di Andrò Mercù, che ha ricevuto il premio Tomizza 2022. Tanta carne al fuoco. Ora però siamo in compagnia, in studio, di Massimiliano Lacota. Ben trovato nei nostri studi. Buongiorno, grazie per l'invito. Massimiliano Lacota, che lo conosciamo spesso e volentieri come ovviamente presidente Unione Istriani, ma in questo caso è nelle vesti di presidente del comitato per la costruzione del tallero di Maria Teresa, il monumento dedicato alla grande imperatrice d'Austria. Infatti, eccolo qui il titolo: entro l'estate il tallero in piazza Ponterosso. Questo è l'argomento che discutiamo. Se ne è parlato tanto di questo tallero, Lacota. Se ne è parlato molto, sono stati premiati i ragazzi che l'hanno realizzato, voi vi siete impegnati, poi pandemia è quello che sappiamo, e adesso però finalmente con la prima colata nell'acciaieria di Cividale proprio ieri, si sono poste le basi, diciamo così, per la sua realizzazione. Sì, infatti è stato un progetto abbastanza complicato dal punto di vista sia dell'iter, naturalmente, anche perché è un progetto che ha un suo costo, al di là dell'iniziativa che partiva così, da una mia idea, naturalmente, che coincideva con il tricentenario della nascita di Maria Teresa. Eravamo nel 2017 e a marzo, con un gruppo di amici, abbiamo creato questo comitato per, come dire, impegnarci concretamente affinché questa occasione fausta dei 300 anni di una regnante che ha dato tanto a Trieste in particolare, che la città deve tutto naturalmente allo sviluppo del periodo e poi quello successivo a questa figura di donna straordinaria e quindi, come dire, commemorare i 300 anni lasciando un segno per la città e naturalmente anche per coloro che verranno dopo e che vedranno naturalmente chi era questo personaggio e che cosa ha fatto. Naturalmente l'idea iniziale era quella di un monumento classico, un bel basamento con una statua in bronzo e poi tutta una serie di vicissitudini che non era naturalmente mia intenzione vedere poi durante tutti questi 5 anni, ma alla fine poi tutto questo ha portato ad un concorso di idee, un corso di idee che poi ha dato tutta una serie di progetti, di idee diverse da quello che doveva essere il basamento e la statua di bronzo sopra e quindi ad un certo punto ha vinto questo tallero. E dopo 5 anni abbondanti, perché il comitato venne fondato nel marzo 2017, quindi noi siamo praticamente a maggio 2020, dopo 5 anni abbondanti, finalmente la notizia di questi giorni è che questa fonderia di Cividale, che ha vinto questa gara pubblica che la regione Friuli Venezia Giulia, tramite uno dei suoi organi, l'ERPAC in questo caso, ha vinto e quindi ha iniziato appunto a costruire. Io so che c'era una molta attesa in città, naturalmente per coloro che sono appassionati di questo tema e che condividevano questa idea, finalmente adesso questa idea si è concretizzata e io credo che entro l'autunno, vorrei essere prudente perché poi noi di step e di date e di termini ne avevamo diversi, poi tutti quanti sorpassati per problemi burocratici, per qualche ostacolo e per qualche sgambetto, perché vorrei essere anche sincero, c'è stato anche qualche sgambetto politico in questo lungo iter, di cui ne parleremo magari durante l'inaugurazione, nelle fasi dell'inaugurazione, perché poi sarà giusto anche, come dire, raccontare tutto quello che è successo, ma è l'importante adesso che si proceda con quest'opera. Quindi adesso c'è questa colata, adesso ci vorrà un periodo di tempo affinché il monumento sia finito e poi, oltre a essere finito, deve essere trasportato Certo. con un mezzo straordinario, perché si parla di un tallero dalle dimensioni piuttosto ampie, 3,5 metri, quasi 4 metri addirittura. E quindi poi dovrà essere trasportato, installato con tutta una serie di accorgimenti tecnici al centro, quasi al centro della piazza del Ponte Rosso e poi naturalmente subito dopo inaugurato. E quindi contiamo naturalmente con gli amici del comitato e del consiglio che appunto guida questo comitato di organizzare una bella cerimonia di inaugurazione in modo che appunto la conclusione di questo lungo percorso abbia veramente un
un degno finale, no? E noi ovviamente ci saremo. Piazza Ponte Rosso, la location ipotizzata o ufficiale? No, è ufficiale oramai, così, no? La location iniziale, quando appunto pensavamo ancora al basamento della statua, era dove poi è stata messa, quasi lì, insomma, ma dove è stato messo poi recentemente la statua dedicata a Ressel, no? All'epoca la nostra idea aveva trovato il consenso del presidente D'Agostino, che appunto ha la responsabilità di quella zona, quella zona portuale, però poi alla fine la parte politica ci aveva detto no, non è possibile installare la statua lì, perché lì ci doveva andare Santin e Santin non lo volevano, e quindi sicuramente non mettiamo un personaggio diverso da Santin. Invece ci siamo trovati poi alla fine con un iter molto veloce, che invece di questo problema è stato poi risolto definitivamente, perché poi in 2-2-4, in qualche modo rispetto all'iter nostro, la statua di Ressel, altro personaggio degno rispetto a quello che ha rappresentato, anche rispetto all'invenzione dell'elica, ha invece trovato subito. Ma comunque non voglio fare polemiche in questo momento, l'importante è appunto, ripeto, che questo iter venga fatto e che soprattutto una parte di quello che era l'idea iniziale nostra rimanga, ad esempio tutti coloro che hanno dato un contributo superiore ai 50 euro vedranno scritto il proprio nome su una pergamena realizzata a mano, su un materiale simpelle, insomma, come si faceva una volta, e quindi resterà sia all'interno del monumento, nella zona del basamento, sia nella biblioteca civica e sia nell'archivio del Comune di Trieste, tre originali con i nomi dei sottoscrittori che hanno dato appunto più di 50 euro. Questo è un impegno che naturalmente rispetto al progetto iniziale di partenza vogliamo mantenere. A livello di tempistiche, prima abbiamo detto, è ottimistico il nostro titolo? Beh, è molto ottimistico, ma io come dire, sarei molto contento se riusciamo a farlo entro l'estate, sicuramente entro l'anno, perché non possono esserci ritardi ulteriori dal momento in cui il monumento realizzato. Io direi più verso settembre-ottobre, entro i primi di novembre. Potrebbe avere un vero significato Trieste, perché rientriamo in una data storica che riguarda Maria Teresa, perché lei è morta nel 29 novembre 1780 e quindi, come dire, può essere un anniversario, anche se, voglio dire, è più felice un anniversario che riguarda la nascita, non c'entra la morte, ma diciamo che entro i primi di novembre dovremmo avere esattamente l'inaugurazione. Voglio ricordare i giovani artisti che hanno contribuito, che hanno ideato questo progetto in Borgo Teresiano, quindi triestini, quali Eric Gerini, Elena Pocai e Nicola Facchini, sono stati appunto i vincitori di questo concorso, dove c'erano tante belle idee. Ha vinto questa, che rappresenta una storia per Trieste importantissima. Maria Teresa d'Austria, madre di popoli, imperatrice, che a Trieste ha dato molto e che da Trieste ha ricevuto tanto. La sua figura è davvero incredibile per la storia di queste terre. Eh sì, a qualche politico che mi invitava a fare qualche passeggiata nel periodo appunto del embrionale di questo progetto, indicandomi appunto come neppure Vienna avesse tanti ricordi degli Asburgo come Trieste, riferendosi magari alla statua, come dire, alla colonna di Carlo VI in Piazza Unità, quella di Leopoldo in Piazza della Borsa, poi abbiamo Elisabetta d'Austria in Piazza della Libertà, eccetera, eccetera, ma io ribattevo appunto che se effettivamente c'è ancora questa presenza, e nonostante tutti gli anni passati, anche nel Novecento, che è stato un periodo molto burrascoso, di contraddittorio, eccetera, eccetera, queste statue sono rimaste, vuol dire che effettivamente il periodo appunto che ha fatto grande Trieste è un periodo che non va dimenticato, ma va anche, come dire, sottolineato, no? Senza entrare in contraddizione con tutta una serie di altre vicende che hanno caratterizzato appunto il secolo scorso. E Maria Teresa è però era un omaggio che mancava a colei che invece ha dato veramente l'impulso alla città, è stata fondamentale per la città, per tutta una serie di riforme, per aver sviluppato la città che era un piccolo borgo, per averla reso un emporio internazionale ai massimi livelli mondiali, non solo nel suo periodo, ma il periodo era quello dell'inizio, è durato fino alla fine della Grande Guerra, poi con una ripresa successiva, ma ha dato anche molto all'Europa, perché molte delle riforme di Maria Teresa sono state prese ad esempio da altre case regnanti in altrettanti stati. Parlo della riforma della giustizia, parlo della riforma della sanità, quello della scuola molto importante, insomma, ci sarebbe veramente molto da dire. E come scelta del Talero, naturalmente questo è stato un percorso molto articolato che ha portato a due votazioni.
ad una prima votazione, anzi una prima valutazione fatta su oltre 20 progetti presentati da parte di una commissione composta dagli enti che hanno partecipato a questa iniziativa, da noi promossa, e poi gli ultimi 5, i 5 valutati positivamente da questa commissione, che ha scartato tutti gli altri, sono stati portati all'attenzione del pubblico che voleva votare. Quindi è stato un percorso comunque, tra virgolette, democratico, che ha in qualche modo dato appunto più punti al Tallero, e quindi il Tallero è stato il progetto che è definitivamente è stato poi accolto e quindi è risultato il vincitore. Poi c'è stato un lungo periodo, qui parliamo del 2019, è stato un lungo periodo dovuto anche alla pandemia, ma non solo alla pandemia, che poi ha rallentato tutto questo iter di realizzazione di questo monumento, dalla scelta del fornitore, quindi della ditta, della fonderia che alla fine si è occupato in questi giorni della colata, fino appunto a tutti gli aspetti tecnici, perché naturalmente partendo dalla raccolta di fondi che avevamo promosso come comitato per un anno, avevamo raccolto circa 28.000 euro, poi alla fine il costo di questo monumento è molto più ampio naturalmente, e quindi siamo oltre i 200.000 euro abbondanti al momento, e quindi questa naturalmente la portata di questo ha fatto sì che ci fosse un iter burocratico pubblico, e quindi con tutti i ritardi, con tutte le complicazioni che poi questo porta. Eh beh, certo, purtroppo spesso è così. E cosa volevo dire, Lakota? Che questo Tallero è un simbolo veramente importante. Il vostro comitato, nato nel 2017, ha spinto molto, no, per riuscire a portare avanti questa idea, e poi in questi anni la città si è un po' riempita di statue, monumenti, commemorazioni a personaggi, e adesso si aggiunge anche il Tallero di Maria Teresa, che in Ponte Rosso, su quella piazza, farà per forza bella figura di sé, perché occuperà molto spazio e sarà vista da tutti gli angoli di chi arriva per le vie del centro. Quindi la al di là che poi non si è fatto dove doveva essere inizialmente, dove adesso c'è la statua di Josef Ressel, è una buona posizione secondo lei? Ma diciamo è una delle posizioni che è stata dibattuta a lungo anche con il sindaco, che alla fine ha, come dire, credo che abbia fatto anche la sua parte per insistere affinché il luogo definitivo fosse Piazza Ponte Rosso. C'erano altre possibilità che noi abbiamo scartato, perché volevamo che il monumento fosse comunque inserito in un contesto filologico, e siccome il Borgo Teresiano prende il nome appunto da Maria Teresa, certo, è stato il borgo che ha spinto appunto lo sviluppo della città alla metà del Settecento in poi, quindi è chiaro che doveva essere contenuto lì, non in altri siti, anche molto lontani, che nel corso del periodo di realizzazione di questo progetto erano stati indicati o suggeriti. Quindi il fatto di rimanere in Piazza Ponte Rosso, anche se non era la posizione originaria, e anche se il Tallero non era tra le idee del comitato per il quale appunto questo progetto era nato, però comunque la collocazione, il fatto che sia in Piazza Ponte Rosso, quindi una delle zone centrali di questo borgo teresiano, è un fatto positivo, e quindi sicuramente quello è il luogo, la collocazione definitiva. Gli artisti ovviamente li ha conosciuti, li ha incontrati, certo, sono contenti da quando hanno vinto ovviamente il concorso, attendono anche loro di vedere il loro risultato, ci sono impegnati molto, e cosa hanno detto quando hanno scoperto di aver vinto, quando gli è stato annunciato? Vabbè, erano molto emozionati, noi abbiamo fatto 2 giorni di votazione, un fine settimana a Trieste, nella sede del Museo di Arte Orientale in Cavana, e quindi beh, certamente c'era molta suspense tra i partecipanti, tra i 5 finalisti, diciamo. E vabbè, c'è stato veramente un grosso voto, insomma, una votazione non dico plebiscitaria ma quasi per quel Tallero, quindi un po' credo che se le aspettassero, anche perché poi le interviste durante il periodo avevano in qualche modo segnalato già questa tendenza, e poi chiaramente quando durante la notte è stato fatto lo spoglio, insomma, hanno saputo questa notizia, insomma, alla fine sono stati molto contenti. Mi ricordo che abbiamo dato i risultati nella sede nostra, insomma, il comitato è ospitato nella sede degli Unioni Istriani, e quindi insomma erano presenti quasi tutti i finalisti, e insomma sono scoppiati in un
pianto, riso, liberatorio, insomma, sono stati molto bravi, devo dire, insomma, hanno partecipato. Poi il fatto che dei tre giovani siano i vincitori, insomma, fa piacere, voglio dire. Anche perché un progetto del genere, tanti progetti in realtà che sono stati fatti, vanno elaborati, pensati da tutti i punti di vista, da tutte le angolazioni, quindi insomma non è che uno lo fa dall'oggi al domani. No, certo, no, anche perché c'era un tempo congruo per preparare questi progetti, ripeto, ce n'erano una ventina, molti, direi quasi tutti diversi, qualcuno aveva insomma questa parvenza di classicismo, statue e basamento, in realtà la maggior parte aveva tutto un altro tipo di significato rispetto, naturalmente ognuno aveva un percorso, una volta spiegato, naturalmente che conduceva e si riferiva a Maria Teresa, al suo lavoro e alla sua grande attività fatta anche per Trieste, però in realtà diciamo che il taglio è quello che poi alla fine un po' assomiglia, tra i cinque finalisti era un po' quello che è uno di quelli che insomma significava molto, cioè raggiungeva il significato che il monumento doveva dare, espressione appunto di Maria Teresa. Molto bene, quindi nei prossimi mesi la presentazione, quando sarà ultimato il monumento dedicato a Maria Teresa, il tallero da posizionare in Ponte Rosso. Io ringrazio Massimiliano Lacota per essere stato con noi e per averci spiegato anche tutto l'iter e tutta la storia che poi c'è dietro ovviamente alla creazione di questo tallero. Grazie Massimiliano Lacota, grazie a voi per averci seguito, pochi minuti di pubblicità e poi il telegiornale di Tele4. Buon pomeriggio dall'edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Il super sconto carburanti in Friuli Venezia Giulia è stato prorogato oggi in giunta regionale per tutto il mese di giugno, ma stando a quanto filtra sono in arrivo altri 15 milioni di euro di assestamento di bilancio per garantire la misura speciale per tutto il 2022 fino alla fine dell'anno. Il servizio di Marco Stabile. Super sconto carburanti confermato in accordo con il Presidente, la collega della Finanza e la Giunta fino al 30 giugno, ma anche oltre. Metteremo risorse importanti in assestamento per garantire alle famiglie del Friuli Venezia Giulia uno sconto competitivo o addirittura più basso rispetto al pieno oltre confine. Stanziamenti a regime per prorogare il super sconto carburanti in Friuli Venezia Giulia per il mese di giugno, come annunciato dall'assessore all'energia Fabio Scocimarro. Gli importi stabiliti rispettivamente per la zona 1, contributo maggiore, e la zona 2, contributo base, sono di 29 centesimi al litro per la benzina e di 20 centesimi per il gasolio, nonché 22 centesimi al litro per la benzina e 16 per il gasolio nei comuni a contributo base. Ma stando a quanto filtra, la giunta regionale ha già in animo di stanziare ulteriori 15 milioni di euro in assestamento di bilancio, facendo arrivare a 50 quelli complessivi sul riparto. Verrebbe così garantita l'estensione della misura eccezionale per tutto l'anno in corso, decisione che rappresenterebbe una garanzia, quantomeno per tutto il 2022, per gli automobilisti e i gestori dei distributori di carburante, che non dovrebbero preoccuparsi della concorrenza slovena. Quanto al futuro, però, lo stesso Scocimarro è già in azione su diversi fronti. Contatterò inoltre il ministro Cingolani per sapere a che punto è la verifica che sta facendo l'antitrust, annunciata dal ministro stesso, rispetto ai prezzi dei carburanti in Italia. Come già fatto nel passato, scriverò alle compagnie petrolifere affinché mantengano il prezzo della nostra regione competitivo rispetto ai paesi confinanti. Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Generali con effetto immediato. Le motivazioni non sono state rese note, lo si legge in una nota della compagnia di Trieste. Alla data odierna, Caltagirone, consigliere di amministrazione non indipendente, direttamente o attraverso società a lui riconducibili, detiene una quota del capitale sociale di Assicurazioni Generali pari al 9,95%. Il consiglio di amministrazione sarà convocato nei prossimi giorni per ogni conseguente decisione in merito alla sua sostituzione. Torniamo a parlare della situazione societaria della Triestina dopo la scomparsa il 16 maggio scorso del presidente e finanziatore Mario Biasin. L'amministratore unico milanese impegnato in Australia per i funerali e le commemorazioni del defunto è alle prese con le delicate fasi di successione che riguardano le varie società in cui Biasin aveva partecipazioni. Per la Triestina il traguardo decisivo è quello di iscriversi al campionato con tutti gli adempimenti economici del caso entro il 22 di giugno.
È corsa contro il tempo per l'iscrizione al campionato della Triestina. In un momento di lutto per Mauro e Romina Milanese, che hanno partecipato ieri in Australia alla cerimonia per la cremazione di Mario Biasin, a cui seguirà il 2 giugno una commemorazione pubblica, bisogna iniziare a fare i conti anche con le scadenze. La scomparsa del presidente australian triestino, che nei 6 anni di gestione ha versato 25 milioni di euro nelle casse dell'Unione, ha creato una situazione di stallo. Le pratiche per la successione sono in corso, ma ovviamente necessitano di tempo, considerate le almeno 5 società in cui Biasin aveva partecipazioni, oltre al patrimonio immobiliare. Così come pare evidente che nel testamento non vi fosse una clausola triestina per la prosecuzione dell'attività della società sportiva in assenza del patron. Al netto di questo, stando a quanto filtra dall'amministratore unico Mauro Milanese, la volontà della famiglia Biasin di sostenere la Labarda, quantomeno per le contingenze, ci sarebbe, ma il tempo stringe. Il passaggio decisivo è legato all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La scadenza per la fideiussione è il 22 giugno. Iscriversi significa salvaguardare il titolo sportivo. Per poter perfezionare la pratica, però, bisogna saldare gli stipendi dei giocatori degli ultimi 4 mesi per ottenere le necessarie liberatorie degli atleti, pagare la tassa di iscrizione e la fideiussione da 350.000 euro. Parliamo di una cifra complessiva che si aggira attorno al 1 milione di euro. Al cambio attuale, circa 1.670.000 dollari australiani che gli eredi di Mario Biasin, e in particolare il figlio Jason, quello più vicino al padre scomparso e a conoscenza della situazione dell'Unione, dovrebbero riuscire a girare in tempo alla Triestina per perfezionare tutti gli adempimenti del caso. I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in servizio all'ufficio delle Dogane di Trieste e i militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato al porto di Trieste 2 diversi carichi di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla Turchia per un totale di 130 kg, occultati a bordo di tir destinati in Italia o altri paesi comunitari. I controlli sui mezzi in uscita dal porto hanno permesso di individuare un autoarticolato con all'interno diversi cartoni anonimi con stecche di sigarette mai dichiarate per 80 kg. A poche ore di distanza i militari hanno individuato un altro autoarticolato proveniente anch'esso dalla Turchia, che trainava un rimorchio di tipo frigo utilizzato per il trasporto di masserizie, nessuna delle quali tuttavia necessitava di essere trasportata a basse temperature. A seguito dell'ispezione sono stati individuati, occultati in buste di tè in foglie per infuso, circa 2.150 pacchetti di sigarette per complessivi oltre 50 kg. Entrambi i carichi sono stati sottoposti a sequestro penale e i soggetti ritenuti responsabili sono stati denunciati alla procura per contrabbando aggravato. Torniamo a Gorizia verso il 2025, quando diverrà capitale europea della cultura. Di cosa ha bisogno in questo senso la città? Questo è il secondo tema su cui abbiamo interrogato i 7 candidati a sindaco, e quindi ricominciamo il giro di pareri dal primo cittadino uscente, Rodolfo Ziberna, ricandidato per la coalizione di centrodestra, intervistato da Laura Buccarella. Rodolfo Ziberna, di che cosa ha bisogno Gorizia in vista dell'appuntamento importantissimo del 2025? Ma innanzitutto un cambio di visibilità. Rammentiamo tutti che 4 anni fa Gorizia era nota alle cronache esclusivamente per la Galleria Bombi e per i richiedenti asilo che lì erano condannati. Oggi si parla di Gorizia, ne parlano i capi di Stato, ne parlano i media in Italia e in Europa per far conoscere il nostro territorio. Ecco perché la capitale europea della cultura sarà una straordinaria opportunità non soltanto per Gorizia, ma per tutta la regione. Milioni di persone che arriveranno a Gorizia significa ricchezza, significa lavoro. Io credo di aver portato in questi 4 anni a aver cambiato radicalmente la nostra città, innanzitutto con la capitale europea della cultura certamente, ma con tanti investimenti. Mai come oggi, negli ultimi 20 anni, stiamo ricevendo investimenti sull'ordine di 150 milioni. Luoghi di aggregazione, scuola, luoghi di lavoro, la sanità, la regione spenderà più di 40 milioni di euro. Mai come in questi 4 anni, nonostante la pandemia, Gorizia ha riuscito a tante attenzioni e tante risorse, guai fermare questa crescita della città. Il giornalista, scrittore, autore, conduttore radiotelevisivo triestino Andro Mercù ha vinto il premio Fulvio Tomizza 2022. Oggi la conferenza stampa, mentre il premio verrà materialmente consegnato sabato 11 giugno. Il servizio. È un premio che mi gratifica molto, mi fa estremamente piacere, quindi ringrazio naturalmente il Lions Club Trieste Europa,
per questo conferimento, ringrazio il Comune di Trieste e tutti quelli che hanno avuto fiducia in me, e guardando invece un po' indietro negli anni, nel passato, ringrazio Radio Capodistria che mi ha dato fiducia in un momento difficile del mio percorso, della mia strada. E ringrazio anche mio padre, che spero, dal quale ho imparato qualcosina. Andro Mercù è il vincitore del premio Fulvio Tomizza 2022. Il Lions Club Trieste Europa ha così voluto riconoscere le straordinarie capacità di un triestino di comunità slovena che da sempre ha fatto dei rapporti umani valori indirizzati al dialogo e alla multiculturalità. Andro Mercù è giornalista, autore, presentatore, imitatore, conduttore radio-televisivo, adesso impegnato con grande successo a Radio Monte Carlo. La consegna materiale del premio Fulvio Tomizza avverrà sabato 11 giugno, ma oggi è stata l'occasione per celebrare in conferenza stampa questo giorno di festa. Andro Mercù, tra le sue molteplici attività, si è distinto anche per regalare risate e sorrisi con le sue straordinarie imitazioni, dai personaggi della politica a quelli dello spettacolo, passando per i grandi del calcio e dello sport in generale. E anche oggi, in conferenza stampa, Andro Mercù ha voluto strappare sorrisi ancora una volta. Non c'era modo migliore di farlo che prendere ad esempio il testa a testa per la lotta a scudetto tra Milan e Inter, in un botta e risposta tra l'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic e l'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi. Tu sei tra molti personaggi, i ringraziamenti possono essere fatti in molti modi. Per esempio, recentemente il Milan ha vinto lo scudetto. Come farebbe Zlatan Ibrahimovic per ringraziare di questo premio ulteriore? A me questo premio non interessa niente. Andro Mercù va in cucina a stirare le camicie. Ok, va bene. I am the number one, the best of the world. Ok. Sì, spiace molto perché il Milan ha vinto lo scudetto e la presidenza cinese mi sta inseguendo con lo spiedo. Vogliono farmi alla griglia e mi hanno portato già, avete presente, la porchetta? Mi metteranno la mela in bocca, la carota non vi dico dove. E questo spiace molto. Oltre 10.000 firme depositate, diverse richieste fatte per venire via mail, poi solletici appelli per una forma di richiesta orale o scritta per chiedere che le voci dei cittadini siano ascoltate. Questo quanto è emerso dal Coordinamento per la Difesa della Sanità Pubblica di Trieste in protesta quest'oggi. Vediamo. L'istituzione sanitaria, l'istituzione di tutti noi, non è un'istituzione né del direttore generale né del presidente della regione. Su questo voglio essere molto chiaro. Oltre 10.000 firme depositate, diverse richieste fatte per venire via mail, poi solleciti, appelli e ogni forma di richiesta orale o scritta per chiedere che le voci dei cittadini siano ascoltate. Il Coordinamento per la Difesa della Sanità Pubblica di Trieste, realtà che abbraccia oltre 110 associazioni, ha dato vita oggi a un momento di protesta sotto la sede della Presidenza della Regione per chiedere che sia avviato un dialogo sui temi sanitari. Diversi punti messi in evidenza: la sospensione dell'approvazione degli atti aziendali, fin tanto che non vengono esplicitate le ricadute del PNR sulla sanità regionale, il potenziamento dei servizi territoriali, il mettere al centro l'integrazione ospedale territorio e territorio servizi sociali, la diffusione del lavoro delle micro aree e altro ancora. Noi abbiamo fatto due mail, io personalmente due telefonate alla segreteria particolare del presidente, un messaggio al presidente e non c'è stata nessuna risposta. Avremmo anche gradito un no netto, ma almeno una risposta. Vuol dire che i cittadini, le cittadine, le associazioni, i sindacati non valgono nulla per questa città. E non solo il presidente, ma nemmeno il nostro sindaco si è in qualche modo preoccupato della situazione cittadina. Veramente è esasperante, intollerabile. La mancanza di un confronto e le criticità della riorganizzazione aziendale sono tra gli aspetti su cui punta la CGIL, uno dei motori del comitato stesso. Oggi siamo in presenza di una forte iniziativa di un comitato fatto di più di 80 associazioni, di tantissimi cittadini che hanno rappresentato attraverso 10.000 firme la richiesta di un confronto. Questo confronto non c'è, è assente. Non abbiamo visto questo nuovo documento, ma c'è un tema che sta alla base. La riorganizzazione prevista dall'atto aziendale compromette sostanzialmente la sanità pubblica territoriale e per queste ragioni va rafforzata la richiesta dei cittadini di un intervento da parte del Presidente della Regione Fedriga, che non può sottrarsi al confronto con i cittadini stessi.
Fino a venerdì in Piazza Unità un'installazione sensibilizzerà l'opinione pubblica sul problema dell'abbandono in mare dei mozziconi di sigaretta. L'iniziativa a livello nazionale è organizzata da Mare Vivo e dalla BAT e può contare su un sondaggio SVG. Umberto Bosazzi. I mozziconi di sigaretta rappresentano il 40% dei rifiuti del Mediterraneo, seguiti da bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Un crimine, se vogliamo, alla cui origine vi è un gesto quasi insignificante. E proprio Piccoli gesti, grandi crimini è il titolo dell'iniziativa organizzata con il supporto di BAT Italia per combattere l'abbandono dei piccoli rifiuti, a partire proprio dai mozziconi di sigaretta. Trieste rappresenta la prima tappa dell'operazione, che nei prossimi giorni toccherà Pescara, Salerno e Viareggio. Fino a venerdì prossimo un'installazione in Piazza Unità rappresenterà una vera e propria scena del crimine, con un mozzicone, una bottiglietta di plastica ed un tappo di alluminio a rappresentare le armi del delitto. Fino al 29 maggio i volontari di Mare Vivo distribuiranno 5.000 posacenere tascabili in plastica riciclabile riutilizzabili. Altri 2.700 posacenere saranno disponibili nelle tabaccherie tra il 28 e il 29 maggio. Contestualmente, in collaborazione con SVG, Piccoli gesti, grandi crimini ha inteso indagare sulla percezione e le opinioni dei triestini in merito allo stato di pulizia di alcune zone e all'efficacia di iniziative come questa, che il 73% degli intervistati valuta positivamente. Secondo il 75% dei triestini, al problema dell'abbandono di mozziconi di sigaretta nell'ambiente non viene dedicata sufficiente attenzione, nonostante ciò costituisca un fattore rilevante per il 72% degli intervistati. Gettare un mozzicone a terra è sinonimo di mancanza di sensibilità per il 53% dei triestini contattati. Il 48% dei fumatori intervistati, però, sottolinea la scarsa distribuzione di cestini e posacenere sul territorio. Il 77% dei triestini, infine, è preoccupato dal fatto che questa pessima abitudine interessi molte zone del centro storico e del litorale di Barcola. Questo è l'ultimo servizio, è arrivato il momento dell'aggiornamento della situazione meteo, vediamolo insieme con i nostri schermi. Oggi venerdì 27 maggio, prevalenza in giornata del cielo poco nuvoloso e in pianura farà caldo, mentre sulla costa la brezza manterrà l'aria più fresca, il cielo invece è variabile in montagna, temperature minime che possono raggiungere fino ai 21 gradi, le massime fino a 27. Il vero e proprio peggioramento arriverà invece nella giornata di domani, con molta instabilità in tutta la regione, con momenti di schiarite ma anche di locali piogge, possibilità anche di temporali sulla costa. Soffrirà a bora moderata sulla pianura, sostenuto invece appunto lungo il litorale. Si migliora leggermente il tempo domenica 29 maggio, dove sarà forte la presenza di vento su tutta la regione ma soprattutto sulla costa. La bora soffrirà sostenuta sul nostro litorale, qualche locale debole pioggia è possibile, ma il cielo prevalentemente sarà tra il variabile e il sereno, temperature minime in forte ribasso tra 13 e 16 gradi, così come le massime tra 19 e 21 gradi. È tutto dal telegiornale meridiano di Tele4, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.